show blues e tutte i orna già cantan, perché sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare, so che nella vita. Salve web spettatori di Nano TV, siamo con Umberto Fornito qui all'antica pizzeria Frattese. I nostri web spettatori conosceranno bene questa storica pizzeria ormai da oltre 100 anni, no? L'erede di una famiglia che ha fatto la storia della pizza qui nei nostri territori. Allora, Umberto, tra l'altro tu l'anno scorso hai vinto il primo posto a Las Vegas, qual era il campionato mondiale sulla pizza? L'Italian Style, mi sembra? Sì, a Las Vegas, nell'ambito diciamo di questo campionato che si fa ogni anno, e infatti il 16 prossimo si rinnova, ho fatto primo con tante categorie, cioè la categoria internazionale, categoria Italian Style. Io mi sono confermato il primo pizzaiolo di Italian Style per la pizza napoletana. Tra l'altro una grande festa qui al comune di Frattamaggiore l'anno scorso con il sindaco Francesco Russo, la ricordiamo bene. Siamo qui invece stasera per parlare di questo altro concorso che ti vede tra, diciamo, i partecipanti, il Pizza Talent Show, che è una gara, diciamo, che si fa su internet. Vuoi mostrare tu il volantino promozionale sì, di questa? Allora, questo è un campionato che per la prima volta un pizzaiolo viene eletto tramite web, sì, perché gli altri campionati sono stati eletti direttamente da una giuria tecnica. Sì. Invece questo Risto New con Pizza e Core hanno pensato e hanno ideato questo campionato che ha i punti che il pizzaiolo ha eseguito tramite la giuria tecnica, vengono aggiunti anche quelli web. Perché già c'è stato, diciamo, un confronto con una giuria tecnica a Rimini, tu mi dicevi, sì, prima all'Atre. Sì, c'è stato già un confronto dove avevo presentato la pizza. Certo. E quindi c'è un video che sta su YouTube, insomma, dopo vi forniremo meglio anche l'indirizzo per raggiungere questo, sì, video su internet. La gara è partita lo scorso 15 febbraio, durerà fino al 30 marzo, al momento tu sei primo in classifica, non avevamo dubbi su questo ovviamente. Vabbè, è ancora presto parlare perché è sempre una classifica provvisoria, certo, fino al 30 marzo è un pochettino lungo, però lavoriamo. E noi infatti stiamo realizzando questo video anche un po' per sostenerti, no? Noi siamo napolinord.it, Nano TV, insomma seguiamo proprio questi territori e quindi insieme a te vogliamo chiedere a chi ha mangiato la pizza qui, io l'ho fatto ed è ottimo, insomma, di venirti a sostenere su YouTube. Allora, come si fa? Si entra nel video, allora, guarda il video. Si va su YouTube, si entra con Pizza Talent Show. Sì. Dopodiché Pizza Talent Show vi mostra 25 video. Quindi il primo in alto a sinistra c'è Umberto e Umbertino da Frattamaggiore. Tra l'altro, insomma, con tuo nipote, no? Sì, è una cosa da vedere. Voi cliccate sul videoclip e vi dovete guardare il video. Se siete registrati direttamente già con YouTube, potete mettermi mi piace. Se non siete registrati, quando andate a registrare mi piace, vi dice è una diciamo un'icona che si dice accedi. Quindi accedi. Vabbè, bisogna registrarsi a YouTube se non si ha ancora un profilo, esatto, si deve YouTube per, esatto, per, sì, per la mandare. Registrazione è molto importante perché il mi piace è molto importante. È importante vedere il video, ma è più importante diciamo il mi piace, che ti dà maggior punteggio per far sì che uno alla fine aspira alla vittoria finale. Benissimo, quindi per il momento sei primo, però è ovvio che insieme a te e a chi insomma sta seguirà questa breve intervista, chiediamo più voti per il nostro territorio, più voti per Umberto Fornito, più voti per chi ha assaggiato la pizza di Umberto Fornito. Non so, vuoi aggiungere altro? Sì, io dico solo che questo campionato che hanno organizzato, questo Risto New e Pizza e Core, io se ci riesco a vincere come mi auguro, lo chiamerò il trofeo degli amici. Perché non è tanto il voto della giuria tecnica che si va ad aggiungere, ma se mi mettono tanti mi piace e tante visualizzazioni io arrivo prima, quindi non posso che dedicarlo a tutti coloro che mi hanno sostenuto a questa
se succede a questa vittoria. Benissimo, e a questo sostegno che chiedi tu ci uniamo anche noi di napolinord.it e NanoTV, e vi aspettiamo come sempre proprio su napolinord.it e voxnews.it con i video di NanoTV. Grazie. Io ringrazio anticipatamente Raya TV Nano con tutti quelli lì, anche le testate giornalistiche, altre TV locale che mi stanno sostenendo questo mio evento che ho fatto a Rimini. È la prima volta che è stato organizzato un torneo a livello di web. Certo, insomma, la rete ormai da padrona un po' con i media. Sì, e visto che siamo in un periodo che la tecnologia va sempre più avanti, non penso che un giorno le pizze si possano ordinare anche tramite web. Si vanno direttamente dal banco e dal forno. Vi ringrazio ancora e spero di vedervi, se succede, alla festa che farò a Frattamaggiore in piazza Umberto I, se arriverò prima. Raggiungeremo questo risultato, sì, la missione. Sì, lo posso dire anticipatamente. Se il risultato è quello che io mi auguro, come le aspettative sono positive, e alla fine io vengono qui in pizzeria a premiarmi per questo evento, io con gli amici che mi hanno sostenuto, anche quelli che non, magari non mi sostengono perché non lo sanno, si possono venire a Frattamaggiore in piazza Umberto I ad assaggiare, diciamo, facciamo un pizza party, un assaggio. Dietro di noi il poster di Lorenzo Insigne, no? Proprio frattese, che ha mangiato, tu mi dicevi che proprio l'ultima volta ha mangiato proprio a questo tavolo che io sto inquadrando. Quindi chiediamo pure anche a tutti i sostenitori. Sì, io veramente ho chiesto anche a un amico di Lorenzo che c'è molto vicino, che mi dà un aiuto, perché loro hanno molti contatti a livello di web, Facebook, eccetera, e anche a Francesco Lodi, non lo possiamo dimenticare. Certo, insomma, perché Lorenzo è diventato un idolo dei tifosi napoletani, ma Francesco Lodi anche lui è un idolo del calcio nazionale, è un frattese d'occhio come Lorenzo. Quindi io da loro mi auguro che mi danno una mano veramente, perché sono gli unici due che io ho in questo sostegno campanilistico, quindi sì, va bene, è normale. Grazie.